Intanto a Roma proprio il presidente della giunta regionale, Donato Toma, rafforza la proposta importante, importantissima, relativa all'utilizzo dell'avanzo di bilancio da utilizzarsi per gli investimenti, a partire proprio dalle infrastrutture. Non ha avuto mezzi termini il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, dinanzi alla Commissione speciale parlamentare in riunione congiunta per la discussione sul documento di programmazione economica e finanziaria del governo, a sollecitare le parti politiche nazionali a consentire alla Regione di poter utilizzare l'avanzo di bilancio per avviare investimenti, soprattutto finalizzati alle infrastrutture, come non ha mancato di sottolineare le difficoltà legate in maniera specifica alle liquidità, passaggi, ha detto Toma, necessari per la Regione Molise per il rilancio economico. Un'attenzione particolare io vorrei richiamare sulle regioni, piccole regioni come il Molise che hanno bisogno di molti investimenti infrastrutturali. Noi abbiamo problemi serissimi in materia di infrastrutture e questo non ci consente di progredire e di riprendere quella che una volta era il nostro sviluppo che ci ha fatto passare dall'obiettivo 1 alla fase di transizione in materia europea, di contributi europei. E quindi chiederei al Parlamento un'attenzione particolare per sbloccarci gli avanzi di amministrazione. Noi abbiamo avanzi di amministrazione che però non possono essere impiegati per i vincoli giuridici che abbiamo. Quindi un'attività anche straordinaria, consentiteci di sbloccare l'avanzo di amministrazione, consentiteci di ottenere maggiore liquidità, anche sbloccando quegli avanzi. Ecco, noi abbiamo seri problemi di liquidità e seri problemi di investimenti. I fondi europei arrivano, i fondi europei per la verità li utilizziamo, abbiamo la necessità però di avere delle maglie giuridiche meno strette, in maniera tale da poter attivare tutta la liquidità possibile che noi abbiamo, ma che per motivi di bilancio non possiamo attivare. Grazie.